Vi svelo un segreto. La festa di Halloween non l'hanno inventata gli americani, anzi, la notte della vigilia di ogni santi ha origini pagane che risalgono all'antica tradizione celtica. Sapete, alla base della società celtica c'erano sì i guerrieri, ma anche i druidi, dei veri e propri veggenti, maghi, sacerdoti, come volete chiamarli. Allora, non ci sembra strano che siano stati proprio i Celti, che davano moltissima importanza al culto dei morti, a celebrare questa notte magica. Le origini di questa festa risalgono a Samhain, come la chiamavano nel continente, oppure a Samonios, dir si voglia il capodanno celtico. Samhain si festeggiava, pensate un po', proprio tra il 31 ottobre e il 1 novembre, come ancora oggi dopo tutto. Questa parola in irlandese antico significa fine dell'estate. Infatti è proprio questo il periodo degli ultimi raccolti in cui si prepara il terreno per l'inverno. I Celti potevano godere degli ultimi frutti dei campi, il loro bestiame era ormai ben nutrito e tutto era pronto per l'arrivo dell'inverno. Ricordatevi che i Celti credevano esistessero soltanto due stagioni e non quattro come invece pensiamo noi. Queste informazioni le sappiamo perché sono state desunte grazie al calendario di Coligny. È un'epigrafe dove si vede proprio la calendarizzazione del tempo secondo i Celti. Festeggiavano queste due stagioni con due celebrazioni in onore di Beltane e Samhain. Non restava altro quindi che ringraziare le divinità con un rito di passaggio che segnava proprio l'inizio del nuovo anno. Dato che i Celti contavano il giorno dal calare del sole, la festa di Samhain iniziava al tramonto del 31 ottobre. La notte della vigilia i Celti appiccavano dei falò. Infatti il fuoco è sempre stato un elemento preponderante di tutte le feste, ma di questa in particolare, perché il fuoco purifica e tiene lontano il male. Infatti, secondo la tradizione, in quel particolare momento il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti diventava sempre più sottile, come se i due regni improvvisamente riuscissero a mettersi in comunicazione tra di loro. Questa festa ha continuato ad essere celebrata in Scozia, in Galles, in Bretagna e in Irlanda. Come vedete, basta tornare indietro nel tempo per capire che Halloween in realtà non l'hanno inventata gli americani. Il nome deriva dalla locuzione All Hallows Eve ed è stata portata nel Nuovo Mondo proprio dagli irlandesi. Dalla metà dell'Ottocento in poi gli irlandesi vanno negli Stati Uniti perché devono scappare da una terribile carestia che sta falcidiando la loro isola. Ma in America questa festa, con il passare del tempo, ha perso quel significato profondo che aveva invece un tempo. Nei paesi anglosassoni alla festa si è poi aggiunta la tradizione di un altro personaggio che ormai è entrato nel nostro immaginario collettivo. Si tratta di Jack O'Lantern. Anche qui le leggende su Jack si sprecano, ce ne sono veramente tante. C'è chi sostiene che fosse un ubriacone che abbia ingannato, pensate un po', il diavolo. Lo ha fatto trasformare in una monetina da 6 pence per poi imprigionarlo nel suo portafoglio. Su questo portafoglio, infatti, aveva riposto una monetina e c'era impressa una croce che quindi non permetteva al diavolo di liberarsi. Ci sono anche altre leggende, un'altra credenza racconta di Jack come un fattore che aveva osato sfidare il diavolo per poi costringerlo a scappare su un albero. Per non farlo scendere, Jack ha inciso sulla corteccia una croce e il diavolo era così imprigionato.
Alla fine i due avrebbero trovato un accordo. Il demonio sarebbe sceso con un patto però. Jack, alla sua morte, non sarebbe andato all'inferno. Quindi Jack vive la sua vita tranquillamente, in modo dissoluto, tanto lui è tranquillo, sa che non andrà all'inferno. Ebbene, quando muore, il diavolo sì, mantiene la promessa e quindi non lo porta all'inferno, ma lo costringe a vagare per sempre sulla terra, di notte, cercando una casa. E come può vagare di notte? Facendosi luce con una piccola lanterna. Per evitare che questo spirito però arrivi nelle case, gli abitanti si inventano una strategia. Appendono fuori dalle porte, la notte di Halloween, una lanterna ricavata da una zucca o da una rapa svuotata, a mo' di faccia riempita con tutta una serie di candele. Perché una rapa o una zucca? Molto probabilmente perché gli irlandesi sbarcati in America non avevano a disposizione il loro tupero e quindi ricorrevano a grosse zucche gialle che quindi potevano reperire più facilmente nella nuova terra. Ma come mai hanno scelto di rappresentare proprio una testa su queste rape o zucche? Perché per i Celti la testa è dotata di immensi poteri. Per questo, quando facevano guerra, decapitavano i nemici e conservavano la loro testa in segno di trionfo. Il corpo, invece, che valeva molto meno, veniva esposto nei santuari. Dal IV secolo però tutto è cambiato, perché c'è stata la cristianizzazione e quindi le celebrazioni pagane sono state rivisitate. Samonios è stata scissa in due. Il 1 novembre noi festeggiamo ogni santi, mentre il 2 novembre la celebrazione dei defunti. Ogni santi è stata istituita proprio dai Franchi, grazie ad Alcuino di York, che era il consigliere di Carlo Magno. Sotto il regno di Ludovico il Pio, la celebrazione si estese a tutto il regno, grazie anche a Papa Gregorio IV. Nel 1475 è diventata obbligatoria per tutti i cristiani, secondo il volere di Papa Sisto IV. Prima di lasciarvi però vi faccio una domanda. Voi da bambini avete mai fatto dolcetto scherzetto? È sempre al Medioevo che dobbiamo far risalire l'usanza del dolcetto o dello scherzetto. La notte di ogni santi i poveri chiedevano l'elemosina ai signori più ricchi, in cambio di preghiere per il loro benefattore. Spero che questo viaggio, indietro nel tempo, vi abbia affascinati. Se non conoscevate questa storia, commentate con una zucca. Al prossimo video!